Cari amici, ben ritrovati con la rassegna stampa. Questa è la prima edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. L'Italia al voto dopo il lockdown, urne aperte per il referendum sul taglio dei parlamentari e in 7 regioni si scelgono i governatori. In 46.415.806 vanno alle urne con grande attenzione alle norme anti-Covid per confermare o meno il taglio dei parlamentari. Si rinnovano anche i consigli regionali di Toscana, Veneto, Puglia, Campania, Marche, Liguria e Valle d'Aosta. La maggioranza alla finestra. 4 capoluoghi di regione e 14 di provincia chiamati a scegliere i sindaci a partire da Venezia. Si vota fino alle 15 di lunedì, poi via allo spoglio. Il Covid non sgonfia la bolla di Milano tra finanza immobiliare e canone concordato al palo, insomma perché gli affitti non scendono. Con meno persone e più case vuote il risultato dovrebbe essere la discesa dei prezzi, ma secondo gli addetti ai lavori non accadrà. Perché in una città attrattiva per cervelli e multinazionali la casa diventa asset finanziario e aumentano gli investimenti dei fondi che ragionano su orizzonti lunghi, mentre la domanda delle fasce più fragili continua a non trovare risposte sul mercato né nel pubblico. Su San Marino l'altolà dell'Europa, basta colpi di mano sulla magistratura, la lettera nascosta per continuare il repulisti. San Marino non metta a repentaglio l'indipendenza dei magistrati, hanno detto l'8 settembre. Il Consiglio d'Europa scrive alle autorità del Titano chiedendo di porre fine alla guerra che la politica ha scatenato contro i suoi stessi giudici. Il segretario di Stato risponde ammettendo conflitti interni hanno coinvolto la politica. La missiva da Strasburgo taciuta per giorni mentre l'offensiva continuava puntando ai magistrati d'appello. Con i soldi pubblici di LFC dei commercialisti si sono fatti le ville al lago. Andrea Manzoni e Alberto Di Ruba, i due commercialisti della Lega arrestati con l'accusa di peculato e turbativa d'asta, hanno usato i soldi della Lombardia Film Commission per comprarsi due ville in un residence sul lago di Garda. E questa è la fine che avrebbero fatto una parte dei soldi pubblici della fondazione controllata da Regione. Bianco Pascoli di Fasano, via la dirigente, arriva il reggente, restano le preoccupazioni per la ripartenza. Secondo il sindaco di Fasano, la dirigente Maria Conserva ha distrutto la scuola media che guidava senza predisporre alcuna misura di sicurezza per la ripresa delle lezioni. La dirigente replica con una lunga lista di provvedimenti che avrebbe adottato senza aiuti. Lunedì la ripresa delle lezioni tra dubbi e timori. Sicilia, dopo il lockdown, la regione punta sui matrimoni per rilanciare l'economia. 3,5 milioni di euro per chi si sposa sull'isola. Per provare a limitare la crisi scatenata dal coronavirus, la giunta Musumeci stanzia un contributo da 3.000 euro a coppia fino al 31 luglio del 2021, destinato a chi sceglierà l'isola per il fatidico sì. L'assessore all'economia ha detto: crediamo che il nostro contributo riuscirà a sviluppare un fatturato complessivo di circa 40-50 milioni fino alla durata della misura di sostegno. Incendi in California, il Covid lascia a casa i detenuti impiegati come pompieri, ma vengono pagati solo 2-5 dollari l'ora. Sono circa 4.000 i reclusi che hanno aderito al Conservation Camp Program, che dal 1915 mette a disposizione dello Stato i carcerati arruolabili per l'emergenza. Sono fondamentali per domare le fiamme, che ogni anno mangiano un pezzo di verde del West, ma la pandemia li ha resi indisponibili. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.